Giunge alla 10ª edizione la maratona Corriamo Insieme, evento sportivo organizzato dalla scuola Mancini di Rione Cardito, interamente dedicato a bambini, genitori ed alunni. Un appuntamento sportivo che ormai ha raggiunto dimensioni considerevoli e che è diventato un classico della cittadina rianese. Tanti partecipanti, soprattutto alunni della scuola primaria e secondaria, divisi in fasce d'età. Presente anche la squadra che ha regalato successi regionali e nazionali all'Istituto Comprensivo Statale di Cardito. Ai nastri di partenza gli atleti della Marathon Club di Ariano, che hanno aperto le batterie ed accompagnato i gareggianti fino a 50 metri dal traguardo, per poi lasciarli scattare fino al fotofinish. Tra i promotori del progetto di Istituto Tutto Sport, il preside UCAR e le professoresse Concetta Ricci e Giovanna Laporta. Professoressa Ricci, alla maratona Corriamo Insieme, tornano a gareggiare i ragazzi che hanno portato in alto la scuola Mancini a livello nazionale. Sì, senz'altro, non potevano mancare in questa piccola maratona che l'Istituto Comprensivo Cardito ogni anno puntualmente la riprende. E anche i nostri ragazzi della media, soprattutto le quattro ragazze che hanno partecipato alla nazionale della campestre 1005 all'Aquila e i ragazzi, i cadetti che hanno fatto secondo posto alle regionali a Caserta parteciperanno e inoltre parteciperanno la maggioranza di tutti i ragazzi della scuola media Mancini. Domani saremo a Benevento con le regionali del tiro con l'arco sia maschile che femminile e il 16 a Caserta con l'atletica su pista maschile e femminile con tutte e sette le specialità. Speriamo che ce la caveremo. Ormai è un elemento storico dell'Istituto Comprensivo, ora Mancini, prima direzione didattica terzo circolo. Infatti la manifestazione in passato era riservata esclusivamente alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia. Ora, in virtù del dimensionamento scolastico, si è registrata la nascita del nuovo Istituto Comprensivo Mancini, che abbraccia i tre ordini di scuola. Mi fa tanto piacere che mi chiamano tutti gli anni, perché il mio intento è quello di trovare qualche bambino che continua con questo sport, perché purtroppo in fatto di categorie giovanili nella nostra squadra siamo carenti. Vorrei proprio che queste manifestazioni servissero per innanzitutto per mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche dei bambini su queste distanze e poi pure perché, ripeto, vorrei che qualcuno di questi continuassero nel praticare questo sport. Questo è il 10º anno che si corre questa maratona Corriamo Insieme 2013 e come anche quest'anno, come al solito, abbiamo dato il nostro contributo della Marathon Club affinché praticamente i bambini non si facciano del male e sono un poco protetti. Questo è il nostro scopo. E poi l'insegnamento ai bambini per la corsa che rimarrà, speriamo, nel tempo. Un consiglio che vuole dare ai bambini che entrano in questo sport? Un consiglio, innanzitutto bisogna sempre usare molta prudenza, perché in questo sport ci si può far male anche cadendo, eccetera. Noi diamo semplicemente un consiglio, che è quello di fare sport perché distoglie da tante altre cose che sono più cattive, e oggi come oggi ce n'è di bisogno.